Allora, io sono Semplis Yonkam. Mi chiamo Elliot. Io sono Mbuna Justin Magloire. Vengo dal Camerun. Io mi chiamo Saidi Josette. Vengo dal Congo. Sono in Italia dal 2003. Vengo dal Camerun, sono in Italia da 13 anni. Io sono Emmanuel Maffi, sono originario della Costa d'Avorio, della Côte d'Ivoire, pardon. Perché sono venuto in Italia? Allora, sono venuto qua nel 2004 come studente. Sono arrivato come studente. Visto che c'era la dittatura e il nostro presidente cercava di chiudere l'università ogni volta che si rivelavano gli studenti, quindi per poter studiare... Sono in Italia da 31 anni perché sono arrivato proprio nel lontano 15 maggio dell'82 come studente, ho studiato all'Università di Padova. Sono quasi 31 anni che sono in Italia. Siamo arrivati qua, eravamo pochissimi, non si poteva lavorare, quindi gli stranieri presenti qua erano tutti studenti o turisti. E c'era tutta un'altra Italia. Non esisteva l'evento della Lega, non c'era questa tensione fra l'italiano e l'immigrato. E si viveva molto in simbiosi, se vogliamo, anzi anche con tanta curiosità. Per me era la prima volta anche che andavo fuori dall'Africa, cioè vedere, è la prima volta che mi sono accorto di essere nero, cioè era molto difficile, no, per me. L'impatto linguistico è stato molto forte, no? Ero come un cane davanti alla televisione, quindi non sentivo niente, cercavo ancora le mie parole in inglese perché pensavo che tutti parlassero in inglese anche qua, quindi all'inizio bisognava anche parlare dialetto. A volte arrivavo lì il giorno dopo fiero di aver magari imparato qualcosa in italiano, ma arrivo lì, loro parlano un altro italiano che non capivo, torno a casa, chiedo agli altri, ma cosa dice? No, qua nel Veneto c'è anche il dialetto, quindi bisogna anche imparare il dialetto veneto.